Daniela Capra, buongiorno. Buongiorno, Ben, buongiorno a tutti. benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare il breve ma interessante libro che lei ha scritto, Cyberbullismo, punto di domanda. Anche no, punto esclamativo, a cogliere il fenomeno per ricrearlo. Casa editrice Calibano, che ha pubblicato per l'appunto questo saggio, Daniela Capra, lo ricordo, è pedagogista e docente con relativo diversi perfezionamenti post laurea. Si dedica al mondo giovanile approfondendo gli aspetti pedagogici, giuridici di molteplici problemi. Ora, quello che ho letto dice molto, ma è molto teorico. Ma nella pratica, il lavoro di Daniela Capra è il lavoro di guardare negli occhi i ragazzi. E questo guardare negli occhi dei ragazzi e cercare di estrarre da loro la migliore positività perché evitino di avere delle derive negative, che cosa comporta nel suo lavoro quotidiano Daniela Capra? Sì, dunque, io sono a contatto, direi in modo continuo, con questi giovani, percependone le emotività e le sfumature, insomma, del loro percorso di crescita. Purtroppo i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, quest'ultimo nella sua, ecco, veste patologica, diciamo che sono davvero problematiche ormai diffusissime. E purtroppo quest'ultimo fenomeno, è davvero invisibile, non lo si percepisce concretamente, purtroppo si percepiscono gli effetti. Sono partita, ecco, da una disamina teorica, naturalmente a supporto del progetto poi scritto all'ultimo capitolo, proprio nella considerazione di una pratica sportiva specifica, ovvero la kickboxing, che potesse fare in modo di recuperare la soggettività di ciascun ragazzo, visto il fatto che fosse falsata da questo mondo virtuale anonimo. E dunque ho previsto appunto un cyber kickballing, questo è il nome del progetto, proprio per dare un calcio ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in una ridefinizione di spazi e di tempi che purtroppo sono azzerati dalla sovraesposizione alla rete. E con l'utilizzo vantaggioso dell'ambiente proprio in cui si svolge questa pratica sportiva, che ha le caratteristiche, specifiche per divenire un vero e proprio setting di sviluppo delle soggettività di ciascuno, proprio perché è un ambiente capace di manifestare nell'immediatezza accoglienza, passione, narrazione di storie. Dove anche il fascino appunto dei vissuti sacchi da box costituiscono un ambiente teso a produrre una comprensione del sé, e naturalmente il sé lo si comprende, lo si percepisce solo mediante l'altro. Ecco, io mi fermerei perché lei ha detto molte cose importanti e necessariamente dobbiamo entrare nel nostro dettaglio, seppur nella brevità di questa conversazione. Ora, siccome noi ci chiamiamo il posto delle parole, nelle parole amiamo per così dire inciampare, ora, mi sembra sempre interessante tornare e ritornare sul significato delle parole. Io sono sicuro che non tutti sappiamo che cosa sia il cyberbullismo. Ce lo vuole spiegare semplicemente? Certamente, il cyberbullismo diciamo che parte dal bullismo, quindi da questo fenomeno in cui si domina, si prevarica l'altro, e con il cyberbullismo lo si prevarica in modo virtuale. Quindi forti di un anonimato che la rete appunto ci restituisce e forti anche del fatto che purtroppo si può fare male all'altro senza averne un'immediata percezione della reazione emotiva, non si ha un immediato feedback. Qui possiamo riallacciarci alle parole perché i giovani
devono cercare di ritrovare, di rinominare le emozioni. Purtroppo nel cyberbullismo, quindi in questa rete dove tutto è possibile, dove tutto è anonimo e quindi c'è un potere falsato e c'è una percezione falsata dell'emotività dell'altro, ecco, tutto ciò deve, diciamo, farci ricreare e rinominare le emozioni. C'è quasi un analfabetismo emotivo molto diffuso che purtroppo la rete consente, vale a dire, si pensi alle parole così sintetiche, così prive quasi di emozione che si utilizzano, quindi gli slang che i giovani usano. E sono molto Sì, importanti molto. questi modi di comunicare, beh, a noi a volte sconosciuti, ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo cercare anche di dialogare con i ragazzi con il loro slang, perché sì, è vero, noi potremmo dire che i ragazzi, per finire poi nella classica frase, non ci sono più i ragazzi di una volta, no? Che dai tempi di Adamo ed Eva in poi questa frase credo che sia sempre detta, no? Adamo ed Eva forse no, perché prima c'era nessuno, per così dire. Però crescere, leggo in questo libro, è un atto aggressivo, e lo dice Donald Winnicott, che è uno studioso dell'infanzia e dell'adolescenza. Ora io vorrei proprio soffermarmi su questa definizione. Perché noi non dobbiamo pensare che i bambini e i ragazzi debbano essere sempre dolci e teneri, ma la parola aggressione è insita nella loro vita. In che modo loro, i ragazzi, coniugano il verbo aggredire nella maniera a loro consona, e che questa parola soprattutto sia dentro un binario razionale e non vada poi a toccare atti di bullismo e quant'altro? Sì, appunto alcuni studiosi ritengono che già l'aggressività sia insita nell'atto di crescita. Diciamo che l'atto di crescita diciamo, può implicare un percorso in cui è necessario canalizzare questa aggressività e dunque anche ritornare a quel discorso di sperimentare il limite, sperimentare le regole, sperimentare il no, perché solo sperimentando queste esperienze si riesce poi a canalizzare nel modo corretto l'aggressività. E infatti in questo mio progetto è molto importante capire come le arti marziali abbiano un rimando educativo e una funzione altamente educativa, proprio perché c'è un autocontrollo di sé nel feedback immediato che si riceve dall'altro. Quindi è molto importante anche non denigrare, purtroppo come gli ultimi episodi anche di cronaca ci hanno così palesato, non denigrare e non falsare la funzione della kickboxing o delle arti marziali in sé, perché ha davvero una funzione altamente educativa e di canalizzazione dell'aggressività, E di sembrano autocontrollo. delle cose veramente molto, molto lontane da un concetto di educazione e di tranquillità del vivere, no? Però le arti marziali hanno molto da insegnare ai ragazzi, ma non solo ai ragazzi, perché per essere dentro lo sport, che sia judo, che sia kickboxing e quant'altro delle arti marziali, bisogna anzitutto avere un equilibrio psichico molto 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 presente, e questa è già una cosa importante per evitare atti di bullismo. Sì, assolutamente. Diciamo che già di per sé c'è quel nucleo di fair play, naturalmente quello sviluppo di spirito sportivo, di accoglienza, di condivisione, di responsabilità, che appunto è già nella sfera sportiva. Trasferirlo poi nelle arti marziali, è quasi un atto, spontaneo proprio per il loro valore educativo. E aggiungo che ho pensato appunto questo progetto per gli adolescenti dagli 11 ai 18 anni, proprio perché,
abbiamo anche un momento di condivisione con quella linea di peer education americana, se vogliamo richiamarla, proprio intendendo i ragazzi che vedano altri ragazzi che hanno raggiunto questo equilibrio, hanno raggiunto degli obiettivi, quindi si sono ritrovati. Mi fa un esempio, Daniela Capra, per i nostri ascoltatori e anche per me, perché non è che siamo tutti consci quando parliamo di cyberbullismo. Mi fa un esempio pratico di un'azione di cyberbullismo? Beh, sicuramente è un'azione anonima, reiterata nel tempo, prevaricatrice appunto del soggetto che si vuole colpire, di cui non si ha assolutamente conto dell'emozione, non si ha feedback di ciò che si provoca e diciamo che è un circolo vizioso, perché più si agisce in tal senso e più l'asticella, il limite, viene posticipato, quindi viene sempre reso oltre, si va sempre oltre il limite. Ed è appunto questa reiterazione di azioni lesive della soggettività altrui, fatta con il mezzo virtuale, che dà purtroppo questa onnipotenza davvero sconfinata, proprio perché non si ha percezione di ciò che si provoca nell'altro soggetto. Beh, un esempio lampante purtroppo è quello di Carolina Picchio, il cui video di alcuni diciamo il cui video di alcune immagini di partecipazione ad una festa è diventato talmente virale e talmente ha leso davvero la percezione di se stessa da addirittura lei stessa scegliere di togliersi la vita. Daniela Capra, è importante anche dare delle informazioni di servizio, perché se qualcuno riceve un messaggio che rientra nel cyberbullismo su WhatsApp, negli spazi social, che cosa deve fare subito? Lasciar perdere o cominciare a muoversi, e muoversi ma in che modo? Beh, diciamo che assolutamente, se fosse all'interno dell'ambiente scolastico, abbiamo proprio poi con la legge del 29 maggio del 2017 l'obbligo di attivare, oltre il referente del bullismo anche, e cyberbullismo, anche delle applicazioni anonime per cui gli studenti possano proprio denunciare, tra virgolette, in anonimato, quindi salvaguardando anche eventuali ritorsioni verso se stessi, denunciare l'accaduto. Poi abbiamo naturalmente anche Youpol, per esempio, che è un'app della Polizia di Stato per segnalare casi di bullismo o addirittura spaccio di droghe. Anche la Fondazione, appunto, in onore di Carolina Picchio, ha queste app. Quindi ci sono davvero diverse, non soluzioni, però diciamo diverse risorse che possano aiutarci, ecco. Non si può lottare contro un fenomeno, lo si può prevenire e contrastare, lo si può accogliere e, diciamo, lavorarci dall'interno, cioè riformularlo, ricrearlo, trovargli una nuova veste, ma che in questo caso sia una veste di positività. È certo che accogliere il fenomeno del cyberbullismo è facile a dire, difficile da realizzare. Sì, e nel caso suo, Daniela Capra, visto che lei è pedagogista, credo che sia importante, no, tutto questo, e quindi credo che abbia una valenza importante. Sì, proprio per questo ho cercato, ecco, nella prospettiva pedagogica e poi nel connubio con la parte giuridica e sportiva, di dare, ecco, una nuova prospettiva con questo progetto, una nuova risorsa, mettere in campo una risorsa. Bisogna anche partire dal presupposto che gli adolescenti vanno comunque motivati, vanno inseriti in un ambiente che li possa motivare a lungo termine,
E proprio perché la prevenzione e il contrasto sono comunque due azioni davvero, come dire, a lungo termine, cioè devono essere seguite, devono essere nutrite, è necessario dare ai giovani anche la possibilità di inserirsi in un ambiente che crei comunque una motivazione, come appunto quello che io ritengo in cui si svolgano le arti marziali nel preciso, così nella fattispecie, ecco, la kickboxing. E la curiosità su questo libro ci è venuta proprio partendo dalla kickboxing. La domanda che ci siamo fatti è proprio questa, molto banale, Daniela Capra. Sì. Ma che ci azzecca la kickboxing contro il cyberbullismo? E lei ce l'ha spiegato molto chiaramente, e questo è molto importante. Attraverso anche questo libro pubblicato dalla casa editrice Calibano, Cyberbullismo, anche no, Daniela Capra, autrice di questo libro. Ma io vorrei ritornare a chiusura di questa conversazione, Daniela Capra, su una cosa che lei ha detto poco fa a proposito dei ragazzi. E vale per i ragazzi, ma vale anche per tutti, perché non è che gli adulti, siano al di fuori. Lei parlava di rinominare le emozioni. Ora io vorrei che lei ci spiegasse in che modo noi possiamo rinominarle e perché. Beh, partendo appunto da questo analfabetismo emotivo che davvero vige fra adulti, fra adolescenti purtroppo, rinominare significa proprio prenderne coscienza, cioè si deve proprio fare i conti, detto in soldoni, con ciò che si prova, quindi con le emozioni proprie, ma anche con quelle degli altri. E perché c'è questo analfabetismo emotivo? Perché naturalmente fa paura prendere coscienza delle proprie emozioni, fa paura il confronto con se stessi e il confronto con gli altri. È proprio per questo che come un meccanismo di sopravvivenza la nostra mente preferisce rimuovere accaduti, traumi o anche semplicemente spostare il confronto con noi stessi. Sostanzialmente noi abbiamo in realtà paura delle emozioni e quindi preferiamo comunicare, diciamo, quasi in modo anaffettivo, cioè togliendo quel contenuto emotivo alle parole, togliendo quel contenuto emotivo anche ai rapporti umani. E purtroppo questo incide soprattutto nella crescita di un adolescente che deve, ecco, come dire, il cosiddetto nativo digitale, ormai l'adolescente viene definito proprio perché è immerso in questa tecnologia, ma in realtà il nativo digitale non lo si può lasciare da solo con la tecnologia. È necessario trasmettere degli strumenti per utilizzare la tecnologia in modo positivo, e lo stesso vale un po' anche per il confronto con le emozioni. È per questo che nell'ambiente della kickboxing ciascun ragazzo si confronta in modo immediato con le emozioni perché è un interscambio continuo. Quindi io agisco e ho la possibilità di vedere nell'immediatezza il feedback che l'altro mi può restituire. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Daniela Capra e buona Grazie a giornata. lei e a tutti. Buona giornata.